mondo della ricerca incontra la scuola. Domenica 2 ottobre all'Istituto Degni è stato presentato il progetto STREETS, che si inserisce nell'importante iniziativa della Notte Europea dei Ricercatori. Un'opportunità condivisa con entusiasmo dalla dirigente scolastica Benedetta Rostan. Siamo felici di accogliere l'evento della Notte dei Ricercatori del progetto STREETS, con il quale il mondo della ricerca è diciamo, in contatto con la realtà scolastica. Sono stati con noi diversi ricercatori e studiosi. Abbiamo così parlato dell'importanza della ricerca intesa come processo di conoscenza e di percorso nel dubbio. Oggi la scuola diventa un centro di promozione per i ragazzi affinché imparino a riconoscere la realtà attraverso il dubbio e attraverso la ricerca. E quindi lì dove c'è il dubbio c'è la ricerca, lì dove c'è la ricerca c'è certamente la scoperta e dove c'è la scoperta c'è il progresso. Siamo veramente felici di avere questa opportunità. L'incontro istituzionale tra Coralli, Storia e Scienza ha visto anche la partecipazione dell'assessore alla cultura Enrico Pensati, del presidente della Banca di Credito Popolare Mauro Ascione e della responsabile dell'incubatore Stecca Giuliana Esposito. L'obiettivo e il patrocinio che il Comune ha voluto dare a questa iniziativa ha sinceramente un duplice ed importante significato. Innanzitutto quello di mettere in rete, in contatto, il mondo della ricerca scientifica, un mondo sicuramente complesso e allo stesso tempo affascinante, con la scuola e con la cittadinanza di Torre del Greco. Questo chiaramente ha per noi un significato importante perché questa organizzazione, questa associazione riesce a farlo in modo semplice, attraverso parole semplici, e questo sicuramente aiuta a diffondere il messaggio della divulgazione scientifica. Giovanni Ausanio, coordinatore STREETS, con la dottoressa Rosarita Tatè, referente dell'evento torrese, hanno illustrato le finalità e il programma degli appuntamenti dal 3 all'8 ottobre. Il progetto europeo STREETS, Notte dei Ricercatori, è un progetto finanziato dalla Commissione europea ed è un'attività che mira a trasferire al pubblico, in particolare giovani e studenti, il significato del mestiere di ricercatore e di ricercatrice. Il messaggio che si vuole lanciare con questo progetto è quello che nei nostri territori, in Campania e nel Basso Lazio, è possibile fare ricerca e scienza di eccellenza e dopo periodi di formazione all'estero nulla toglie che si torni nei nostri territori a fare gli scienziati o le scienziate. Noi vogliamo scendere tra la cittadinanza, nelle strade della città, per riuscire a comunicare con tutti, con bambini, con giovani, con adulti e anche con persone anziane, per far sì che loro conoscano le realtà scientifiche che sono presenti sul territorio campano. Quindi partecipate alla caccia al tesoro che si terrà a Torre del Greco nella settimana dal 3 al 7 di ottobre, dalle ore 16 alle ore 18. Successivamente potrete andare a seguire le attività presso Stecca, l'incubatore d'impresa torrese, che è a Via Calastro, e lì in quella sede incontrerete ancora dei comunicatori della scienza e anche praticamente i ricercatori del progetto STREETS. La presentazione dell'evento è stata anche l'occasione per visitare il Museo del Corallo e i laboratori dell'Istituto, nell'ottica di promuovere l'identità storica e il legame con il territorio.